Habla español, habla español, habla, habla, habla español, habla español, habla español, habla, habla, habla español. Alla fine la mia profezia, se possiamo chiamarla così, si è avverata. Dopo Spagna-Germania, anzi prima di Spagna-Germania, dissi: chi vincerà questa sfida vincerà l'europeo. Quella sfida la vinse la Spagna ed è la Spagna campione d'Europa 2024. La Spagna si aggiudica il titolo per la quarta volta ed è la nazionale che ha vinto più europei nella storia. Nessuno come la Spagna e fa impressione il fatto che dal 2008 ad oggi ne abbiano vinti tre, praticamente in 16 anni la Spagna ha vinto tre campionati europei e mettiamoci anche il mondiale del 2010. Cosa voglio dire? Una nazionale da cui prendere esempio, ma non solo l'Italia, tutti. Veniamo alla partita. Allora, primo tempo soporifero, brutto, dove le due squadre si sono studiate, però poi il secondo tempo si è stappata la partita e l'ha stappata lui, colui il più giovane di questo campionato europeo, Lamine Yamal, che serve un assist a Nico Williams che deve soltanto mettere in rete. Sembra facile incrociare il pallone in quel modo, quando la palla scotta non è nulla facile, ma questi ragazzini fanno sembrare facile tutto con il loro talento. E quindi subito si sblocca la partita ad inizio secondo tempo e da lì è un'altalena di emozioni, perché la Spagna poteva raddoppiare subito con Dani Olmo, poteva raddoppiare con Yamal che ha trovato un grande Pickford che ha fatto una parata veramente difficile. Poi succede che l'Inghilterra reagisce, poteva subire il secondo gol che avrebbe chiuso la partita e l'Inghilterra reagisce con il gol. Segna il gol del pareggio con Palmer, subentrato dalla panchina, segna dopo 2 minuti. Ma lì c'è la grande giocata di Bellingham, che da grande giocatore riceve palla e di prima fornisce l'assist a Palmer, che era messo meglio e in corsa trova un sinistro imparabile, anche deviato, quindi la deviazione che aiuta il giocatore inglese, parabola imprendibile per il portiere della Spagna. E sull'1-1 devo dire che l'Inghilterra sembrava averne di più dal punto di vista emotivo. La partita era cambiata, si era messa dalla parte degli inglesi, però la Spagna gioca a calcio. Questo europeo l'ha vinto il calcio. I talenti spagnoli, coloro che ci hanno incantato con le loro giocate, perché il gol che decide l'europeo, che arriva al minuto 86, segnato da Oyarzabal, scusate, è un'azione da calcio con Dani Olmo che di esterno destro serve Oyarzabal, allarga sulla sinistra dove c'è Cucurella che mette un cross perfetto e Oyarzabal va a chiudere quella palla, va a chiudere l'azione, trafigge Pickford e porta la Spagna sul tetto d'Europa. Tutto meritato. La Spagna in questo europeo ha avuto il cammino più difficile. Ai quarti di finale la Germania, in semifinale la Francia. Oggi l'Inghilterra ha incontrato le nazioni, le nazionali più forti e le ha battute tutte. Quindi complimenti alla compagine spagnola e dico la verità, sono un po' invidioso, tra virgolette, perché se penso alla mia Italia, poi penso quanto siamo distanti
a questa nazionale. E la Spagna ha tutto per continuare a vincere nei prossimi anni. Non credo che ripeterà quel ciclo che fece europeo, mondiale, europeo, però ha tutto per fare grande calcio, grande gioco come ha fatto in questo europeo, perché c'ha tanti giovani talenti, giovani fortissimi. Ed è inutile citarli, però li citiamo per onor di cronaca. Se penso a Yamal, Nico Williams, Pedri che si è infortunato, Gavi che non ha potuto partecipare perché è infortunato, Dani Olmo, che europeo ha fatto? Per me è stato il migliore in assoluto, perché stasera non soltanto ha dato il là all'azione del 2-1, ma nei minuti di recupero, al 90°, ha fatto il salvataggio dell'europeo. Quello è come un gol. L'ha salvato sulla linea. Quindi nel tabellino, Dani Olmo stasera non ha fatto gol, ma praticamente ha fatto un gol salvando un gol dalla propria porta. Senza dimenticare le altre partite con la Francia, con la Germania, insomma, un giocatore che è stato decisivo per la Spagna. Quindi, perciò, per me la Spagna ha tutto per continuare a vincere, per continuare a farci godere di questo calcio, perché un appassionato di calcio, un esteta del calcio, gode nel vedere la Spagna giocare. L'unico punto debole che mi permetto di sottolineare della Spagna è la punta, perché Morata ha fatto un europeo da capitano, nel senso che si è sacrificato tantissimo, ha dato sicuramente il suo contributo in termini di personalità, di carisma e tutto, però come punta, ripeto, ci vuole qualcosa di più. Se la Spagna in questi anni riuscirà a trovare una punta stile Harry Kane, ne dico uno, veramente potrebbe diventare quasi imbattibile. E ironia della sorte, decide la partita il sostituto di Morata, Oyarzabal, che anche lui non è una vera punta, non è questo grandissimo attaccante, però entra e decide l'europeo. Però insomma, ripeto, se la Spagna crescerà in questi anni un grande centravanti, diventerà veramente una squadra quasi imbattibile. Venendo all'Inghilterra, l'Inghilterra è la solita nazionale, una grande squadra, ma è l'eterna incompiuta. In 3 anni ha perso 2 finali, nella sua storia ha vinto soltanto un mondiale 60 anni fa, mai vinto un campionato europeo. È una squadra molto competitiva, con dei grandi giocatori ed è sempre stata forte, però alla fine, quando non porti i trofei nella bacheca, parliamo di niente, parliamo di aria fritta. E mi dispiace molto, parecchio, soprattutto per Harry Kane, che è un giocatore fantastico, un campione strepitoso, però ormai giunto a 30 anni non ha mai vinto nulla. Cioè, a me fa specie dire una cosa del genere. E ha perso tanto, ha perso sempre praticamente. Ha perso la finale stasera, ha perso la finale con l'Italia 3 anni fa, ha perso la finale di Champions quando era al Tottenham. Al Bayern Monaco quest'anno ha fatto una valanga di gol, ma non ha vinto niente, nemmeno la Coppa di Germania. Cioè, è veramente un giocatore, mi viene da pensare, ma come fa che è lui che porta male? È lui che porta sfortuna? Vabbè, al di là delle battute, è un grande giocatore, però alla fine, ragazzi, quando non vinci niente, c'è poco da dire. Resta un grande giocatore, un grande campione,
ma non vincente. Purtroppo la storia ci dice questo e mi dispiace soprattutto per lui perché, insomma, avrebbe meritato di alzare un titolo importante nel corso della sua carriera. È chiaro che la sua carriera non termina stasera, può comunque provare a vincere la Champions col Bayern Monaco, può provare a vincere il Mondiale fra 2 anni, però il tempo passa per tutti e quindi più passa il tempo e se vedi che non arriva niente in bacheca, ti cominci un po' a preoccupare. Per il resto, niente, ripeto, vince la squadra più forte, vince la squadra che l'ha meritato di più. Forse una piccola macchia di questo europeo è stato quell'errore arbitrale contro la Germania, il rigore che c'era per la Germania, però io non ho ancora ben capito se lì Füllkrug fosse in fuorigioco, se avesse stoppato il pallone con il braccio, perché questa cosa la Rai non l'ha mai chiarita, oppure se l'ha chiarita io non l'ho vista. Quindi prima di parlare di errore colossale, dovrei un attimino accertarmi che non fosse fuorigioco o che non ci fosse il fallo di mano di Füllkrug. Ma al di là di questo, parlando puramente di calcio, è innegabile che ha vinto la squadra più forte, la squadra che ha una miglior organizzazione di gioco sia a livello tattico che a livello tecnico, e la squadra che ha i migliori talenti in circolazione. E per me in questo europeo è stata una scoperta soprattutto un giocatore, questo Nico Williams che io onestamente non conoscevo. Conoscevo Dani Olmo, ma non immaginavo che fosse così forte. Sapevo che fosse forte, però in questo europeo è stato il migliore in assoluto. Conoscevo Yamal, conosco Pedri, Rodri, tutto quello che volete, però Nico Williams ha fatto un europeo pazzesco, forse il migliore dopo Dani Olmo, il migliore insieme a Yamal dopo Dani Olmo, e quindi aumenta drasticamente il suo valore di mercato. E quindi vince la Spagna, Inghilterra eterna incompiuta, finisce l'Europeo. Quindi di calcio giocato non ne parliamo più. In realtà ci sarebbe l'Argentina stanotte, la finale di Coppa America, ma non la posso guardare perché è tardi e domani si lavora. E quindi magari poi a freddo commenteremo l'Argentina di Leo Messi, vedremo come andrà questa finale. Poi avremo un mese senza calcio giocato, però cominceranno le amichevoli estive dell'Inter, poi c'è il calciomercato che entra nel vivo, quindi avremo di che parlare. Il calcio non si ferma mai. Rinnovo i complimenti alla Spagna, campione d'Europa 2024, meritatissimo. E sfido chiunque a dire il contrario. Ciao!